Lei non è mai sceso in miniera, ragioniere? No. Sono a 400 metri. Sì, ma li conosco tutti quegli uomini, da tanti anni. Li faccio tornare su, ragioniere! Indietro, state indietro! Ciò che potevo dirvi ve l'ho già detto. Adesso vi parla lui. Lo conoscete da tanti anni, di lui vi fidate. I conti della ditta li tiene lui e lui lo sa che non c'è niente da fare. La miniera è in passivo, devono chiuderla. Se vi ostinate a rimanere qui sotto siete dei pazzi. Sì, ragazzi, ascoltatelo. Sapete che io vi ho voluto bene come un padre. Luca, c'è anche Rosa lassù. Tu lo sai che tre giorni dovete sposarvi. Antonio, c'è Lorenza lassù. Ragazzi, sono tutte fuori che vi aspettano. Per carità, ragazzi, per carità, qua sotto, morite. La Zolfara non devono chiuderla.
Vuol dire far morire di fame noi e le nostre famiglie. Meglio morire qui. Saro, dai tu l'esempio. Su, ci sono i tuoi bambini che aspettano. Se ti succede una disgrazia, con chi restano? È inutile quello che fate. Sono già 48 ore. Lo riporti fuori, ingegnere, sta male. Sapete bene che qua sotto più di 3 giorni non esiste nessuno. Avete poche ore di vita.
Non vai a sentire il discorso tu? Non ci capisce niente io. Ve lo farò io il discorso vero. Senza tanti paroloni e senza tante chiacchiere. Perché con le chiacchiere, da che mondo è mondo, non si è mai fatta farina. Quello che vi interessa sentire a voi è solo questo. Volete lavorare e non dovete rispondere che sì o no. Porto da bere a tutti. Fuori e dentro. Pago io. Non ve lo immaginate nemmeno come si vive là. È un altro vivere. È un vivere da gente civile. Le donne mica siete obbligate a tenerveli in casa, perché vanno a lavorare anche le donne e i ragazzini. Lavori facili nelle usine, che poi sarebbero le fabbriche. Incartare caramelle, piegare le scatole di cartone, lavori facili e pagati bene. Hanno bisogno di manodopera in Francia. Una famiglia, mettiamo, di quattro persone, due grandi e due bambini, i suoi 3.500 franchi al giorno, che sarebbero quasi 5.000 lire delle nostre, li mette insieme come niente. Ma come ci si va in Francia? Qui ci porto io. È il mio mestiere. Quanti ne ho portati e tutti stanno bene e sono contenti. Mi conoscono meglio sul confine che al mio paese. Polizia, guardie confinarie, gendarmi francesi. Monsieur Ciccio mi chiamano, perché loro, i francesi, hanno l'accento in fondo. Tu come ti chiami? Io, perché? Antonio si chiama. E appena arriverai là ti chiameranno Antonio. E non state a montarvi la testa, le montagne, la neve, tutte storie che non fanno paura. Quando si conoscono le strade e i valichi, c'è tanto pericolo in montagna quanto a passeggiare per il paese. È la fortuna per tutti. Può essere, ma quanto costa? 20.000 persone. Anticipate. Posso fermarmi soltanto fino a giovedì, perché mi hanno fatto delle proposte da Serra de Falco. Fate i vostri conti e decidete. Nell'interesse vostro. Mi ritroverete qui o dalla mia assunta. Arrivederci. Io, mia moglie, Rosa, è la vecchia 80.000 lire, altro che la camicia. Portereste anche le donne, anche Rosa. E chi la mantiene la famiglia se noi partiamo? Lassù lavorano anche le donne e i bambini. Quanto costa il pane in Francia? Ma ci sta il vino buono. E vado, io Lorenza me la porto. Lorenza me la porterei pure io. È mia moglie che voglio lasciare qua. Ho messo a letto Buddha e Diodata. Se io parto, siete contenti di restare con la gnura Concetta? No. E con la gnura Lucia? No. Se resto qui non so come fare per darvi da mangiare. Vengo anch'io in Francia. E Buddha e Diodata? Vengono anche loro. Ma tu sai dov'è la Francia? No. Ma quanto costa il pane in Francia? Ci sono le fabbriche, ci sono le femmine. Ti può ballare la sera. Le femmine francesi. Sentite, sentite. Io parto. Ho tre figli da far mangiare. E pazienza questo. Ma i figli crescono. E se ho fatto miseria io, bisogna che non la facciano loro. Che possano lavorare, questo voglio. Qui non hanno niente da fare. Me li porto via con me. E tutto sarà meglio di quello che abbiamo adesso. Vuol dire che il Signore ci aiuterà. Hai parlato bene. Cane affamato non teme bastone. In Francia non sarà peggio di qua. Ci vengo pure io. Parto anch'io, porco mondo. Anche io parto. Si va! Vitti una crozza sopra no cannoni. Fuori curiose c'è così si hai. Chi già va a rispornio un gran dolore.
Francia! Dimmi, ero, dimmi, ero, lineani. Dimmi, ero, dimmi, ero, stagione. Io, Francia, e quando si parte? Subito. E tutto si deve vendere. Anche il mio corredo. Ma allora non ci sposiamo più. Caro camarada. Presente. Tre posti, due bambini contano per uno. Tore Sebaldi. Presente. Luca Miaville. Qua sono. Un posto. Antonio Verderrame. Presente. Due posti. Frasica Mauro. Eccomi. Un posto. Nicio Sgano. Due posti. Due posti. Carmelo Mosco. Carmelo Mosco. Eccomi. Eccomi. Permesso. Ha ragione, permesso. Pure voi. E come mai? Cosa ho da fare? Non ho nessuno. Qui non resta più nessuno di voi. Spero che non vi dispiaccia, anche se non sono minatore. Ma pensateci bene. Da questo momento in poi, noi siamo tutti dei fuorilegge. Un momento. Se è per la quota quello che è pagato. Io non ho obbligato nessuno. Domattina alle 4 la corriera parte dalla piazza. E mettetevi bene in testa una sola cosa. Sin da questo momento quello che c'è da fare lo so io. Voi non avete da chiedere niente. Non dovete decidere niente di testa vostra perché non conoscete né i posti, né le persone, né la strada. Andate a dormire, alle 4 in piazza. Buonanotte. Chi è? Chi c'è laggiù? Che vuoi? Due posti anche per me. E ora ti decidi? La corriera è già troppo carica. Partirai in un secondo viaggio. No. Non posso aspettare. Voglio partire domani.
ti chiami? Barbara Stataro. E l'altro posto per chi è? Per mio marito. Nome? Fatti uscire la voce. Non lo faccio certo vedere al maresciallo questo libretto. E allora? Vanni Barilla. Marito, eh? Mille volte di non venire a suonare a quest'ora, a meno che non si tratti di creatura in pericolo d'animo o di corpo. Torna domani. Domani parto. Chi sei? Fatti vedere. Sono Barbara Stataro. Buona, con lui parti, eh? Bel compagno di viaggio ti sei scelto. E che vuoi da me? Che ti benedica? No, lo so che sono in peccato mortale. Ma adesso che vado via e qui non tornerò mai più, vorrei dire addio alla mamma. A casa non oso andarci. Ho già provato una volta e mi hanno chiuso la porta in faccia. Glielo dica lei alla mamma. Se non vogliono farmi entrare in casa, le dica che venga in chiesa domani mattina alle 4. Almeno per un momento. Poi non mi vedrà mai più. Glielo dica, Don Meo. Per carità. Testimone. Umilmente scusa. Umilmente scusa. Qua sono. Madonna, ora è Deo, che cosa è stato il tuo discorso di Nero con i catechisti? Qui disposti sull'università di Saxonia. Barbara! Vituzzo! E la mamma? La mamma voleva venire, ma papà l'ha chiusa in casa. Io sono passato dalla finestra della stalla. È vero che vai via, Barbara? Dove vai? Don Meo dice che vai tanto lontano. Addio, Vituzzo. Addio. Dì alla mamma che le ho voluto sempre bene. Va, Vituzzo. Torna a casa. Addio. Sì,
servizio. Muy a infermità in suo controllo della disciplina, se ti deve quindi avrai se tu vuole venerarmi, se per te se avessi il suo diritto. E come il tavolo si trovate di noce, e per beato un regno attacco del celeste regno per bene. Luca Mieville, vuoi tu prendere come tua legittima consorte la qui presente Rosa Sibaldi, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. Rosa Sibaldi, vuoi tu prendere come tuo legittimo sposo il qui presente Luca Mieville, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. Datevi la vecchia. Io vi unisco in matrimonio. Ecco come un vostro matrimonio, in nome dei Padri, dei Figli e di Spirito Santo. Amen. Non hanno ancora finito là dentro. E tuo marito? Ma che piangi, sciocca, che piangi? Hai funerale se piangi. Pure io pianto per il mio matrimonio. Forza, oh, dai fiori alla sposa. Bravo. Fatti onore. Perché aspetti? Devo venire io. Baciato. 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 Fatti onore. Forza. Baciato. 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 Per me l'ha preso lei. Chi è? Lavoravo allo zolfare. Ciao, Barbara. Ciao, Vanni. Noi si va a lavorare, Vanni. Questo posto è mio. Siamo insieme io e lei. Ho pagato per due. Laggiù è vuoto. Vieni. E ora? Non faccio niente. In grana, vai. Thank you.
signorina, onestissima e sincera, lavagliava di sardina con costumi e moda vera. Di rimpetto alla sua casa ci sta un giovine barbere, di partito e poi la vasa calavole di mogliere. E ci canta Margarita, di su cuore tu si amata, ora tutta la mia vita, sempre bella si adorata. Cominciaro a morrigiare lì tutti ufficialmente, mentre stavano a passare la sua vita allegramente. Lorenzo più la stima. Dove siamo? Non lo so. Hai freddo? No. È la prima notte che siamo sposati. Me la immaginavo diversa. Che fai? Come ti chiami? Camarada Buda di anni 4. Va, 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 va a dormire. Fermo! Dove andare? Io ti ammazzo, Giuda! E il cuore ti mangio! Non ti muovere. Fuori i nostri soldi. Non ce l'ho. Te la volevi sbagliare? Fuori i nostri soldi. Non ce l'ho. Guarda. Guarda, cercami. Li ho spediti a casa prima di partire. Guarda, Sacramento, cerca, fruga. Niente, niente, cerca. L'avevo combinata ben assai. Risponde la verità. Tu sei vita o no? Ne ho portati tanti dall'altra parte. E noi perché ci voleva già dire? Una volta non c'era sorveglianza. Ma come volete passare dall'altra parte con una carovana di donne, vecchie, bambini, roba da matti? Però i soldi li avete presi, eh? Vanni! Zitta tu! Di tutti quegli altri non me ne importa niente. E capisco pure che è più facile passare il confine senza di loro. Ma io in Francia ci devo arrivare. Io a quegli altri che ti farebbero la pelle non dico niente. E più presto li piantiamo, tanto meglio. Ma me in Francia mi ci porti. Me e la ragazza. E se no,
e ricordati che non muovo un passo senza di me. Niente si può fare. A Roma ci sono 6 ore di fermata e si cambia treno. Vanni, questo no. Sono i nostri paesani, hanno venduto tutto. Vuoi arrivarci in Francia? Così se ci arriva. Con quegli altri no. Tu pensa a tacere con tutti. Hai capito? Lorenzo, vieni a vedere. Accelerato da Viterbo e in arrivo al marciapiede 12. Muoversi, camminare, non state lì come tante pecore. Possiamo uscire dalla stazione. Abbiamo 5 ore di tempo. Volevo fargli vedere l'altare della pace. Che altare? Andiamo. E poi chi vi ritrova a Roma? State tutti assieme. Avanti, camminate. Se dovessi scappare, tu vai avanti con gli altri o da sola. Aspettami al confine, tanto prendere non mi lascio. Camminate, non state indietro. Antonio! E non da retta, Antoni, vieni tenne con noi. Ciao, bellezza, ciao. Vieni in crociera con noi. Sì, che bella ciaciuna. Prendetelo! Fermato! 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 Fermo! Vanni! Fermo, sparo! Vanni! Vanni! Barbara! Barbara! Fermi, state indietro! Attenzione, attenzione! Gli agenti di pubblica sicurezza in servizio si portino d'urgenza al marciapiede 8. Antonio! Lorenzo! Indietro! Fermo! Fermo! Antonio! Avanti, andiamo, via! Muovetevi! Le valigie per la strada. Ma insomma, si può sapere dove è stato? Dice che l'hanno arrestata alla stazione Terni. Sì, mezz'ora fa. No, qui non hanno portato nessuno. E allora dove m'hanno? La stazione dipende dal commissariato di Milano, l'avranno portato là. Pronto? Di pure. Sì. Va bene. Dice l'hanno arrestato i carabinieri. Arrestato o fermato? L'hanno caricato su un camion. Stanza 5, pian terreno.
Verdirame Antonio, dentro o fuori la stazione? Fuori, fuori. Un'ora fa? Due ore fa. Ma tu chi sei? Pronto? Senti un po', li abbiamo fermati noi dei siciliani alla stazione un'ora fa. No, due ore fa, due. Ma tu che vuoi? Chi sei? Io niente, mica c'entro, io l'ho accompagnato. E allora se non c'entri aria, via, vattene. Non è competenza del commissariato Termini, perché li hanno presi fuori. Già, sarebbe competenza nostra. Insomma, qua non ci stanno, grazie. Qua non li hanno portati, saranno alla centrale. Per favore, la questura centrale. Che? Per favore, la questura centrale. Mica è qui. Dovete tornare indietro. Carmelo Musco. Mieville Luca. Vogliono sapere dove andiamo. Non ho detto niente. Andiamo a Torino, non sappiamo niente. Su, su, muovetevi. Cagioniere. State voi, avanti. Sedete. Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita. Seduto. Musco, ragionier Carmelo, fu... Ragioniere! Fu torquato, incensurato. Carmelo, provenienza? Provenienza Capodarso, provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Diretto a? Diretto a... Diretto a? Veramente... Ecco... Dove andavate? Andavamo a Torino, brigadiere. Perché ha sparato il barilà? Non lo so. Come non lo conosci? Non viaggiava con voi? No. Cosa andavate a fare a Torino? A lavorare. E perché vi siete sposati prima di partire? Per amore. Bada che tua moglie ha confessato tutto. Cosa ha confessato? Diretto a Torino in cerca di lavoro. Non conosce l'individuo venuto a colluttazione col barilà. E ignora le cause della rissa. Dichiara di trasferirsi in Piemonte per ragione di lavoro. Detto confermato e sottoscritto. Guardi che se firma una dichiarazione falsa, lei si rovina. Padaro Barbara. Sentite, mia moglie! Aspetta tu, ha avuto Nanni! Ehi, guardia! Sentite! Stai buono, Antonio!
Lasciatemi andare via. Non ho fatto niente. Mia moglie è fuori. È rimasta sola. Sono più di 10 ore che è rimasta sola. Lasciatemi andare. Noi ti lasciamo andare via subito. Di la verità e quella è la porta. Sì, eccellente. Chi era quello che è scappato via? La nostra guida. Nome? Ciccio Dori. E dove andavate? In Francia. Avete 3 giorni di tempo per rimpatriare e appena arrivati a destinazione dovete presentarvi al vostro maresciallo e farvi vistare il foglio. Chi non si presenta va sotto processo per contravvenzione al foglio di via obbligatorio. Verdirami, Antonio. Camarata Saro. Noi non possiamo tornare al paese. Siamo partiti perché non c'era lavoro. Si moriva di fame. Al paese non abbiamo più niente, neanche un letto. Non abbiamo più né roba né soldi. Non possiamo tornare a mangiare le pietre. Voi dovevate essere denunciati tutti per espatrio clandestino. E invece vi rimandiamo liberi a casa vostra. Non avete più niente. E così imparate a mettervi nelle mani dei contrabbandieri. Ecco il vostro foglio. Mieville Luca. Mieville Rosa. Ecco qua, 1000 a testa, contateli, ci sono tutti. Però ve l'ho detto prima, io mi devo fermare fuori Parma 12 chilometri. Poi ve la vedete da voi. Non ve li incaricate, ci basta prendere il treno il più lontano possibile da Roma. E vabbè. Giù, partenza. Si parte, ragioniere, andiamo, presto. Giù, marmotta, vada tuo padre. Coraggio, ragioniere. E Lorenzo? Lei sì, poveretto. Ma non possiamo fare nient'altro. Non ti vogliamo, vattene, libera! Ci hai rovinato, vattene per conto tuo! Vattene con Vanni e non ti fare ritrovare più sulla nostra strada!
Cosa fate? Non la vogliamo più con noi! È tutta colpa sua quello che è successo! Su e di Vanni ci hanno rovinato! Non deve partire con noi, perché porta maledizioni! Barbara, perché non torni a casa? A casa non posso tornare nemmeno morta. E dove vai? Disgrazie ne abbiamo avute anche troppe. Nemmeno una bestia si potrebbe sperdere così. Su, monta. Monta. Senza complimenti, nei cappelli senti, e politica parella, ad ogni commissione. No. Lasciate. Laggiù San Quiriceto. Si fermano anche i treni diretti. E quanto è lontano? Sì e no, una ventina di chilometri. 20 chilometri? Qui ci avrei portato io, ma so già in ritardo. In 4 ore ci arrivate, se avete buone gambe. Le gambe sono buone. È la benzina che manca. Andiamo. Una grozza sopra nu cannoni. Poi pure io perché potrei spiegare che da parte sponeo con gran dolore. Morire senza dopo le campane.
Michelina. I carabinieri! Dove corri? Fermo tu! Dove vai? Dalla Sicilia. E per andare in Piemonte si passa di qui? Io i documenti non ve li chiedo. Volete lavorare con me? 1.000 lire agli uomini, 500 alle donne e 500 ai bambini, perché è un lavoro facile. Lo può fare anche lei, più mangiare e dormire. E chi lavora con me mangia 3 volte al giorno. Per quanto tempo? Beh, 1 settimana, 10 giorni. Poi con un po' di soldi in tasca ve ne andate dove volete. Va bene, accettiamo. Andiamo allora. Thank you.
pensato sempre a te, Rosa. Tutti questi giorni, ogni minuto, tutte le notti. Queste sacre antiche piante. Balliamo, Barbara. Volevo salutarvi, perché domani parto. Dove vai? Sul confine, a Noaschia. Non posso stare qui. Vanni mi ha detto di aspettarlo lassù. Vi saluto adesso perché davanti agli altri mi vergogno. Mi ricorderò sempre di voi e del bene che mi avete fatto. Mi ricorderò anche dei vostri bambini. Che fate? Rammendo. Non è un rammendo quello, date qua. Ma se Vanni non lo trovi a Noaschia? Se lo avessero preso, che fai lassù sola? Meritavi di essere più fortunata. Sei una brava ragazza. Quando l'ho conosciuto io, lavorava. Poi non so che cosa gli è successo. Sono disgrazie. Gli vuoi bene? Non lo so. Non ha nessuno all'infuori di me. Taro! Taro! Che ti è successo? 3-1. Gli acchi, bastardi! E tu impara a rispettare le ragazze degli altri. Siamo qui per lavorare. Non è cosa di ragazzo, sul mio onore. È perché siamo siciliani. Torna a casa tua, hanno detto. Erano 3. Gli acchi. E mi hanno preso a tradimento. Non ti vogliono!
E chi ti ha detto di andare in giro per i campi? Voi non conoscete il paese, la gente non vi conosce. E neanche vi capite molto con la gente di qua. Sarebbe lo stesso se venissero loro al paese vostro. Noi andiamo, fattore. Andate pure. Voi fate quello che vi dico io e filate tranquilli, voi avete il diritto di lavorare e di guadagnarvi il pane. In tutti i casi c'è la legge che vi protegge. Ciao, andiamo. Fattore, che succede? Cosa vuole quella gente? Niente, niente. State fermi e tranquilli. Ci pensa la polizia. Siamo forestieri. Lavoravamo in una zolfara in Sicilia. Ci hanno ingaggiati ieri. Colpatori, capite? Li vanno a prendere in Sicilia. Tornate al vostro paese. Non lo sapevi che c'era lo sciopero? Tornate in Sicilia. Lavorate contro lo sciopero. Andate via. E perché? Perché siamo siciliani? Non ci fate paura neanche se siete in 100. Abbiamo diritto pure noi di vivere. Igliacchi! Siamo lavoratori come voi. Fermatevi. Papà!
andata male stavolta, eh? Sei tu? Sì, sì. Ma non ti piace? Se siete tutti o manca qualcuno? E tu che fai? Andiamo! Vengo! Vengo! Chi c'è ancora? Ehi, che fai? Il camion ce ne va, presto! La bambina sta male. Non la posso muovere. Ha la febbre, fattore. Sì, ma l'altro camion che ti porti da quelle parti non lo trovi più. Gli altri vogliono assalire la fattoria se rimanete qui. Il maresciallo ha detto che non si prende nessuna responsabilità. Arrivederci, Sara. Addio, mammino, buona fortuna. Ti aspettiamo, bene presto, presto, Sara. Vi raggiungerò. Arrivederci, buona fortuna. Signore, andate, andate. Mi dispiace per voi. Ma sarebbe stato meglio che non foste mai venuti. Arrivederci, ragioniere. Io non dovrei lasciarti solo. Pervenga, ragioniere. No, sono un vigliacco, Sara. Sono un vigliacco. Arrivederci. Perdonami. Salga, salga. Aiutatelo voi. Taro, Taro, perdonami. Addio, Buda. Perdonami. Arrivederci. Dove posso trovare un medico, dottore? In paese, ma chi ci va? Bisogna aspettare stasera. Ma la bambina ha bisogno di un medico, fattore. Dio santo, lo sai che ti fanno a pezzi? La polizia ha sparato e c'è lo scioppolo generale. Direi da Saro che noi torniamo a casa. Sbagliamo, figliolo. Questo è un viaggio maledetto. Troppe disgrazie, troppi pericoli. E il peggio ancora deve venire. Tutto ciò che ci avevano detto era falsità. Siamo stati ingannati, traditi. E la forca è fatta per il disgraziato. Non me la sento più di andare avanti. Se si deve morire, meglio morire dove siamo nati. Noi e la vecchia torniamo a casa. E tu, Luca, sta a sentire. Tu sei uomo e giovane e puoi arrischiare. Ma questa nostra figliola non la devi portare a patire. Così hanno fatto sempre i veri uomini. E il marinaio che va in mare, la donna l'aspetta in casa. Anch'io torno in Sicilia. Ritorno pure io. Io vado avanti invece. Ed io pure. E anche noi. Io non posso portarti a patire. Guadagnerò. Ti manderò i soldi. E allora verrai anche tu. Ha ragione tuo padre. Sii buono. Aspettami. E... Addio, Rosa. Andiamo, Luca. Stai tranquilla, Rosa. Lo daremo d'occhio noi. Salutatemi la Zolfara! Salutatemi la Francia! Addio, Rosa, addio! Ci rivediamo! Coraggio, tanto di casa, coraggio! Addio, mommino. Io mi arrancio, vedrai. Addio, Brasi. Buona fortuna. Tò, prendi, te la regalo. Mi ricorderò di te, mommino. Andiamo, Luca!
Addio. So, Luca. Andiamo. Luca. Muoviti. Non lottatemi a tutto, paese. Mi raccomando. Addio, Luca. Michelina muore. Dov'è Barbara? È uscita poco fa. Aspettate qui. Barbara! Ehi! Dove abita il dottore? Vicino al municipio, in paese, ma è difficile che la ragazza ci arrivi. Quale ragazza? Quella che stava con voi. C'è lo sciopero, se la pescano passa un guaio, bisognava aspettare questa notte. Sì, è una crumira! Eccola lì, la crumira! Siete venuti a rubarci il pane! Ma è una spada, vai! Ti sono scassata! La crumira! Dai, vado! Cosa sei venuto a fare? A provocare la crumira! Crumira! C'è una bambina ferita! Lasciatemi andare dal dottore! Crumira! Ma che succede? Largo! Largo! Silenzio! Silenzio! Cosa fai qui? Che cosa vuoi? Il dottore. C'è una bambina ferita. Taro! Taro! Il dottore. Fa presto, sali. Ora dovete andarvene però, cercate di non attraversare il paese. A Chambéry ci sarebbe questo signor Berardo che ci porta le miniere di Lille, che sarebbe dall'altra parte della Francia. Il contratto ce lo fa appena arriviamo a Chambéry. Voi che siete minatori di solfo vi ingaggiano subito. Tanto carbone, solfo, tutte miniere ese. Cercano la mano d'opera, ne hanno di bisogno e la pagano bene. Si tratta dei 40.000 franchi al mese, che sarebbe poi 80.000 dei nostri. 80.000? Ma questa è l'America, altro che la Francia. E chi vi porta dall'altra parte? Nessuno. Andremo da soli. Non abbiamo Skye per la guida.
Lui conosce ben la strada. Domani andiamo alla baita del Col Ferrete e poi via, se fa il gran passo. Bisogna partire anche noi. Bisogna andarsene. 80.000. Qui ci prende la polizia. Ma è la nostra fortuna. 80.000! Un momento. Aspettate. Sentite. Un giorno ancora. Solo un giorno. Se Saro domani non arriva, partiamo tutti. Ma loro partono domani mattina. Un giorno solo. Non si può lasciare indietro Saro così. Ehi, gente! È arrivato un altro siciliano. Vieni su, Moro. Saro! Felice sera a tutta la compagnia. Da mangiare. Ciao, Barbara. Non mi aspettava da più, eh? Ma io la mia parola la so mantenere. È quello che mi è costato arrivare fin quassù. Per te l'ho fatto! Per te! No, Vanni! No. Non ti ho tradito. Vengo con te. Andiamo. Barbara! Barbara! Buda! Bastardo! Papà! Paro! No! Lasciatemi! Per pietà, lasciatemi! Va via, Vanni. Va via. Troppo male è venuto a tutti per colpa tua. Non posso più stare con te. Ammazzami se vuoi, ma io non posso più. Non posso più. Thank you.
Sarto. Vai, sta vicino a Barbara. Masaru. Vai avanti, ti ho detto. Ancora da noi, Vanni. Vattene, lasciaci in pace. Barbara ha capito che uomo sei e non ti aveva tradito. Era rimasta a far da madre ai miei bambini e ci rimarrà sempre perché io la sposo. Se è vero che lei è voluto bene, lasciala in pace e senza rancore. Incodati, via! Dammi una mano.
Brasi, prendi il bambino. A sta puttana che penso mi e filiamo. Forza, Tripoli, forza. Avanti, avanti. Eccomi. E forza, Tripoli, forza. Ed essi varcarono il confine. Erano stremati, ma il loro passo era vivace. Davanti a loro più non c'era l'aspra, paurosa montagna, ma un facile e aperto declivio, dove la loro speranza e le loro illusioni scivolavano dolcemente. La Francia. E mentre la guardavano, il loro pensiero andava con accorata tenerezza al bianco paese di Sicilia, ai luoghi, alle cose, alle persone care che avevano abbandonato per sempre. Ma soprattutto andava ai compagni che avevano perduto lungo il cammino. A Lorenza, smarrita e sola nella grande città, ad Antonio, al quale tutti ormai avevano perdonato, a Mommino, che più non avrebbe cantato le sue canzoni, a Nanni, misero e lieto, che li aveva lasciati gridando «Salutatemi la Francia!», al ragionier Carmelo, ora sepolto nella neve, che gli aveva risposto con voce rotta «Ci rivedremo, ci rivedremo!». Essi non rivedranno più il buon Carmelo. Lungo i confini troverete sempre i soldati. Soldati dell'una e dell'altra parte, con diverse uniformi e differente linguaggio. Ma quassù, dove la solitudine è grande, gli uomini sono meno soli e certamente più vicini che per le vie e nei caffè delle nostre città, dove la gente si urta e si mescola senza guardarsi in faccia. Lo scambio di una sigaretta, l'offerta di un sorso di vino,
Hanno quassù un senso vero di calore umano, esprimono un bisogno di fraternità che sovente gli uomini dimenticano, ma che sempre fermenta nei loro cuori. Perché i confini sono tracciati sulle carte, ma sulla terra come Dio la fece, per quanto si percorrano i mari, per quanto si cerchi e si frughi lungo il corso dei fiumi e sul crinale delle montagne, non ci sono confini su questa terra. Ehi! Figlia di Monza, va! Passeport, hein? D'où est-ce que vous venez, vous? Di dove venite? Dalla Sicilia. Dalla Sicilia? Thank you.